Ok ragazzi, secondo video della serie su cosa assumere per il workout nutrition. Oggi parleremo dell'intra workout, quindi cercheremo di capire che cosa andare a prendere, che cosa assumere, eccetera. Ora, prima di iniziare, problematica principale: serve integrare, comunque prendere qualcosa durante l'allenamento? Questo perché in realtà molte persone che cos'è che sostengono? Che visto che il bodybuilding, l'allenamento del bodybuilding è rivolto a creare un danno nel muscolo, quindi sfiancarlo, sfinirlo, violentarlo, più usiamo integratori che servono a proteggerlo, tra virgolette, quindi in qualche modo massimizzarne la performance, la resistenza, più in realtà creiamo un'inefficienza, perché vogliamo distruggerlo però al contempo lo proteggiamo. Quindi da questo punto di vista converrebbe non integrare niente a ridosso dell'allenamento. Il problema qua è che diciamo il concetto è mal posto. Nel senso che il discorso di violentare il muscolo e creare danno nel muscolo è discorso innanzitutto relativo soltanto a uno dei tre meccanismi, che è il danno muscolare. Quindi la tensione meccanica, lo stress metabolico non dipendono da quanto danno a livello di micro lesioni creiamo nel muscolo, ma dipendono, come vedremo, dalla performance. Quindi innanzitutto stiamo parlando di un solo meccanismo, quindi già per questo potrebbe aver senso a prescindere integrare. Però al di là di questo, il concetto è che non è che io voglio integrare perché in questo modo, a parità di quel che faccio, creerò meno danno muscolare. È diverso il concetto. Io voglio integrare perché così, a parità di danno muscolare, in quanto riesco effettivamente a violentare il muscolo, io posso fare di più. Ok? Quindi sostanzialmente con l'aiuto dell'integrazione, che va a proteggere il muscolo, a fare quello che vi pare, con l'aiuto dell'integrazione io lo stesso danno muscolare lo vado a causare, però con una performance maggiore, con più performance. Quindi il discorso a questo punto si inverte, avrò lo stesso danno muscolare ma avrò una migliore performance, e cerchiamo di capire quindi come questa migliore performance va a impattare positivamente su quello che faremo. Partiamo dal presupposto che se integro o non integro avrò lo stesso danno muscolare, riuscirò a causare lo stesso danno muscolare. Quello che cambia quindi che cos'è? È proprio questa ben amata performance. Ma abbiamo visto che la performance ci permette di massimizzare gli altri due meccanismi. Quindi la tensione meccanica, ossia l'attivazione dei meccanorecettori a livello muscolare, e anche lo stress metabolico dipendono esattamente dalla nostra performance fisica. Se io faccio più ripetizioni, se io creo più congestionamento lattacido, se ho un QT maggiore, un carico maggiore, sono tutte cose che massimizzano questi altri due meccanismi. Quindi sostanzialmente andare ad integrare vuol dire avere magari lo stesso danno muscolare, perché quello il muscolo riesce a sopportare a livello di violenza che andiamo a dargli, però d'altro canto massimizzare gli altri due adattamenti ipertrofici. E questo logicamente ci porta a presupporre la cosa più importante in assoluto: non serve integrare se non sapete allenarvi. Quindi se siete veramente in grado di allenarvi, se siete veramente in grado di portarvi a quel livello, ad andare oltre il limite, e si va di, se è un discorso di passare anni a dedicarsi a quello, allora l'integrazione, ma lo capirete da solo, lo sentirete, sarà veramente necessaria. Cioè sentirete che avrete bisogno di quella marcia in più durante l'allenamento, quell'assistenza, quello spotter da sorseggiare che vi dà una mano ad andare fino in fondo veramente. Però se non arrivate a quel punto, se lavorate in buffer, avete i vostri calcoletti, fate le vostre cose, state tranquilli, quando finite l'allenamento non sentite neanche di esservi allenati, allora sicuramente c'è da lavorare su altro prima di ragionare sull'integrazione. E questo è un dato di fatto. Ok, quindi a parte questo pippone, cerchiamo di capire cosa assumere durante l'allenamento. Allora, diciamo che ci sono quattro componenti importanti. La prima componente è, come ho parlato nel pre-workout, quello di far fronte a una certa richiesta energetica, ossia carboidrati. Allora, i carboidrati che andiamo a assumere durante l'allenamento vengono riversati subito nel torrente ematico, quindi nel sangue, e visto che i GLUT4, i recettori muscolari, quando ci alleniamo e soprattutto dopo sono affamati, hanno una via metabolica per la cellula muscolare, quindi il miocita, molto molto breve. Quindi vanno sostanzialmente a entrare nel muscolo, anche considerando il forte afflusso di sangue che avviene quando ci alleniamo per via del pompaggio muscolare. Quindi sicuramente andare a sorseggiare più piano i carboidrati ci permette questo passaggio, il motivo per cui quello che suggeriamo normalmente è di utilizzare una fonte di carboidrati che sia tecnica, ossia che abbia la capacità di non sovraccaricare troppo il tratto gastrointestinale. Per questo motivo le ciclodestrine adesso sono attualmente il gold standard, perché non solo vengono assimilate molto velocemente, ma la loro immissione nel torrente ematico è graduale, quindi non abbiamo forti spike, cosa che comunque in ogni caso viene assicurata dal fatto che sorseggiamo gradualmente durante tutto l'allenamento. Quindi
Primo punto, sicuramente i carboidrati. Normalmente quello che consiglio e bastano sono quei 40-50 grammi di ciclodestrine durante l'allenamento. Ora, oltre alla ciclodestrina, un'altra componente, quindi oltre a quella energetica, è la componente strutturale, aminoacidi. Abbiamo già detto che non mi piace particolarmente prendere troppo proteine nel pre-workout, questo è il motivo per cui vado a integrarle anche durante una forma o peptidica o aminoacidica in forma libera, quindi sostanzialmente aminoacidi essenziali, e voglio per l'appunto dare tutto il pool di aminoacidi essenziali, perché se do soltanto i ramificati posso stimolare quanto mi pare la sintesi proteica, ma in assenza di tutti gli essenziali questa non si avvierà mai, quindi vado a dare tutto il pool di essenziali. Quindi avete sostanzialmente due scelte: o una forma aminoacidica, quindi il pool di essenziali, io personalmente utilizzo l'Aminodex, oppure una forma peptidica, quindi le Pepto Pro, il Peptobol, oppure le Alphatec. Quindi la risposta alla domanda. Ok, quindi o il Peptobol, le Pepto Pro, oppure le Alphatec, che è un altro prodotto molto molto tecnico ed interessante. Potete inserirlo nell'intra-workout, perché sono forme peptidiche, in particolare D e tripeptidica, hanno una forma, una via di assimilazione anche più veloce di quella degli aminoacidi in forma libera. Quindi già per questo ci assicuriamo che con un buon pompaggio questo sangue che andrà inserito nel muscolo sarà ricco di nutrienti, avrà già un forte effetto di, come detto, plasma expander, quindi di saturazione delle fibre, ma ne ho già parlato nel video sull'FDFS, di quanto sia importante questo effetto di saturazione, che ci permette di avere dei guadagni solidi, durature, e soprattutto di incentivare al massimo i processi di recupero. Ora, oltre a queste due componenti, un'altra importante è quella elettrolitica, quindi un pool di sali. Io personalmente utilizzo tre sali, ossia il sodio, il sale da cucina naturalmente, e vado ad aggiungere un grammo di sale per ogni litro d'acqua. Ovviamente l'acqua è la base, ci arriveremo tra un attimo, quindi normalmente sto sui 2 grammi di sale. Un altro è il magnesio, io utilizzo il magnesio bisglicinato, che è la forma più facile digestione, assimilazione, assorbimento, e normalmente sto sui 400-500 mg di magnesio, quindi non di magnesio bisglicinato, ma di magnesio effettivo. E infine il potassio, per quanto riguarda il potassio utilizzo il citrato, e sto sui 3,5 g di potassio citrato in questo caso, quindi non di potassio effettivo, che è circa un grammo di potassio effettivo. Quindi vado a utilizzare questo pool di elettroliti, questo blend di elettroliti, che logicamente fa fronte sia alla perdita di elettroliti per via della saturazione, ma molto importante, va, il magnesio è coinvolto in tantissimi processi, tra cui quello di contrazione muscolare, quindi è fondamentale per massimizzare la performance, ma in particolare anche il potassio e il sodio favorisce, come abbiamo detto, la captazione di nutrienti, l'immissione sia di amminoacidi come la taurina, la betalanina, sia anche di carboidrati a livello muscolare, e l'assimilazione dei carboidrati a livello intestinale è sodio dipendente, ma soprattutto il potassio permette di equilibrare il sodio massimizzando l'efficienza e senza creare danni su quella che è la pompa sodio-potassio, quindi l'equilibrio di acqua intra ed extracellulare. Quindi questo pool è in generale quello che consiglio. Ora, abbiamo detto tre componenti, la quarta componente è l'acqua, fondamentale. In questo caso ho già detto l'importanza dell'idratazione prima del nostro allenamento, quindi almeno un litro d'acqua nei 90 minuti prima. Durante l'allenamento, nell'intra-workout, almeno 2 litri d'acqua, quindi tutto quello, tutto questo provocchio, eccetera, di scioglierlo in almeno 2 litri d'acqua. Quindi l'idratazione è fortemente importante, perché è l'acqua che effettivamente permette una forte componente di idratazione, di andare a saturare la cellula, e ricordate sempre che una cellula idratata è una cellula anabolica, quindi se c'è anche il minimo stato di disidratazione in allenamento, allora si avvieranno là tutti i processi di inefficienza sia cellulare che mitocondriale, e generalmente la cellula verserà in uno stato catabolico. Ok, quindi idratazione in primis. Oltre al discorso dell'acqua, l'ultima componente sono aminoacidi specifici per massimizzare il pump, quindi in questo caso tutti gli aminoacidi come la citrullina, come la sustamina, e che vanno a favorire una produzione di ossido nitrico, quindi a favorire generalmente il pump. Sono, in questo caso, normalmente si trovano in dei blend, quindi io personalmente me li ritrovo tutti sia nello Shuragan che prendo prima dell'allenamento, sia nell'Energan che prendo durante l'allenamento, a cui giungo 20 grammi
grammi di glicobol, quindi 20 grammi di ciclodestrine, in questo modo c'ho i miei 40 grammi, ma potete trovare tutto quanto nel mio workout stack, nelle mie storie in evidenza. E in ultimo, l'ultima componente, quindi siamo arrivati forse a 6, è la creatina, particolarmente importante perché lo considero uno degli integratori base, realmente utili su quelli che sono tutti i processi di deporto, e l'ultimo guadagni di forza e di ipertrofia, e inoltre ha un effetto di GDA, quindi un effetto di veicolazione e gestione dei carboidrati, quindi si combina molto molto bene a tutto il popocchio che abbiamo detto. Come detto, tutto questo che ho detto presuppone il fatto che vi allenate ad un certo livello, quindi non partiamo col dire ma l'integrazione non serve a niente, l'integrazione è inutile, eccetera. Quello che voglio cercare di far capire è questo: l'allenamento è uno stressor, uno dei più importanti che può ricevere il nostro corpo nell'arco della giornata e nella sua vita in generale. È uno stressor da cui noi ci vogliamo adattare, perché logicamente se non c'è adattamento non ci sono risultati, e migliore è l'adattamento, logicamente maggiori sono i nostri risultati dal punto di vista ipertrofico. Quindi il primo punto è logicamente che vi allenate in un certo modo. Ora, per farvi un'analogia, per farvi capire quanto possa essere effettivamente intelligente l'utilizzo dell'integrazione, forse quello della peri-workout nutrition è il campo in cui l'integrazione e l'alimentazione sono le più delicate e le più cruciali, importanti nel corso della giornata, immaginiamo di doverci abbronzare, di dover prendere il sole, perché il sole che ci arriva sulla pelle è un altro stress importante, e l'abbronzatura è un processo di adattamento. Quindi come il sole presuppone l'abbronzatura come processo di adattamento e la scottatura come processo di disadattamento, così l'allenamento presuppone l'ipertrofia come processo di adattamento e l'overreaching, overtraining, come processo di disadattamento. Ok, quindi è abbastanza simile. Ora, ci sono persone, e sicuramente le conoscete, che vanno al mare senza niente, così un giorno, neanche al mare, vanno in città quando inizia a uscire fuori il sole e in due secondi sono nere, abbronzatura perfetta, spettacolare, sembrano i bronzi di Riace. E logicamente quella è la componente genetica, ok? Come anche ci sono ragazzi che prendono, cazzeggiano con due manubri da 2 kg e gli esplodono le braccia, ok? Beati loro. Però, allo stesso modo, se voi vorreste avere una bella abbronzatura, la prima cosa che fareste è iniziare a programmare innanzitutto un apporto magari vitaminico, un apporto di minerali, quindi una strategia integrativa, allo stesso modo una strategia di alimentazione che vi permetta di favorire tutti i processi che portano all'abbronzatura, e poi soprattutto quando andate al sole andrete a periodizzare in qualche modo la vostra esposizione al sole e a utilizzare la creme e determinati prodotti che vi permettano di gestire al meglio e di proteggervi da quello che è l'input e lo stressor derivante dalle onde solari. Quindi andando a curare tutte queste cose massimizzerete il risultato della vostra abbronzatura, come anche chi ha una fantastica genetica che si abbronza subito, andando a curare queste cose avrà l'abbronzatura proprio perfetta, sarà ancora più bello, ok? Ecco, in allenamento è la stessa cosa, ragazzi, se voi vi allenate da uno stressor molto importante, quindi come le onde solari sono comunque importanti se state a mezzogiorno al mare, allora allo stesso modo andare a curare l'alimentazione, l'integrazione nel pre, nell'intra, nel post risulta particolarmente importante per massimizzare i vostri risultati. Se siete fortunati e avete comunque degli ottimi risultati, allo stesso modo l'integrazione e l'alimentazione nel pre, nell'intra, nel post vi permetteranno di massimizzare ancora di più quel che fate. Quindi il presupposto è logicamente avere uno stressor importante e forte, altrimenti non ha senso, così come non ha senso andare a fare tutte queste cose d'inverno quando i raggi solari sono scarsi. Ma allo stesso modo andare a intervenire con queste finezze può veramente fare la differenza e farvi raggiungere i massimi risultati. Io personalmente, per come sono fatto, se faccio una cosa la devo fare per bene. Quindi questo è un po' tutto per quanto riguarda l'intra workout. Scrivete qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, qualche altra molecola, qualche altro integratore che avete provato, con cui vi siete trovati bene. Qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondervi, e detto questo ci vediamo al prossimo video.